80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali in Italia. Ci siamo documentati. Gli ebrei italiani dal 1938 sono stati discriminati, esclusi dal corpo sociale, privati dei propri beni. Ci siamo posti delle domande. Perché è potuto succedere? Abbiamo cercato delle risposte. Il razzismo nasce dalla sete di potere, di dominio, di sopraffazione. Nel 1998 è stata istituita la Commissione Nazionale sulle conseguenze delle leggi razziali in Italia. A presiedere Tina Anselmi, la prima donna ministro in Italia, si è interessata della spoliazione e restituzione dei beni agli ebrei. Si parla di beni e di cose, ma dietro ci sono delle persone. Tina Anselmi ha frequentato la scuola qui, a Bassano, e qui ha deciso di diventare partigiana. Sono soddisfatta che la mia vita pubblica si sia conclusa con la presidenza della Commissione Nazionale sulle conseguenze delle leggi razziali sulla comunità ebraica italiana. L'applicazione delle leggi del 1938 ha marcato la storia del nostro popolo. Ci sono stati italiani che hanno aiutato gli ebrei ed ugualmente ci sono stati italiani che hanno applicato la legge in maniera rigorosa, che sono stati zelanti esecutori. Dai verbali veniamo a sapere dell'esproprio dei beni agli ebrei, di gioielli e argenti, ma anche di uno spazzolino da denti sequestrato da un bambino e di una canottiera di cotone tolta all'operaio che andava a lavorare. È importante che si sappia che cosa abbiamo fatto, perché solo così si può capire quanto sia grave e responsabile dire che applicava la legge, ubbidiva a un ordine. Aspetto che l'inchiesta della Commissione dia i suoi punti. Innanzitutto per la comunità ebraica, che perché le leggi ha pagato, poi perché c'è un riferire del nazismo e del razzismo che bisogna combattere fin dall'inizio. È importantissimo non dimenticare, perché solo la conoscenza del passato permette di non cadere negli errori di allora. Perché nessuno può essere racchiuso in una formula o definizione sessista, uomo o